29 udienze, 106 provvedimenti pubblicati, questi alcuni dei numeri dell'attività svolta dalla sezione giurisdizionale per la Regione Molise della Corte dei Conti nel 2014. In materia di contabilità pubblica sono stati definiti 52 giudizi con il recupero di ben oltre 15 milioni di euro che potranno essere utilizzati per soddisfare le esigenze dei cittadini. Quanto al contenzioso pensionistico, su 192 giudizi pendenti nel 2014, definiti 30 con sentenza. 8-10 mesi tempi di definizione dei giudizi. 87 giorni per depositare le sentenze in materia di contabilità pubblica, 53 per quelli del contenzioso pensionistico. Con attenzione al Molise, preminente l'esigenza di mantenere soprattutto i sistemi finanziari della regione gravemente colpita dalla recessione, rispettando la veridicità dei bilanci e dei conti, rifuggendo da meccanismi tecnico-contabili che ne alterino le risultanze. Oggi al convitto Mario Pagano di Campobasso l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Molise. La relazione affidata al presidente Michael Sciascia, che ha posto l'attenzione ai costi della politica e alle spese del sistema sanitario regionale. La politica ha la responsabilità della conduzione della regione e dove ci sono onori ci sono anche oneri e noi siamo coloro che devono richiamare l'attenzione su questo aspetto, sugli oneri derivanti dallo svolgimento di un'attività politica. Questa è una piccola regione e ha tutti i difetti della piccola regione, ma anche ha delle potenzialità delle piccole regioni. E tra le potenzialità sono quelle di svolgere un'attività politica così esaltante come quella a livello regionale, a livello gratuito, perché i movimenti sono minimi e quindi giusto e sono da eliminare senz'altro. Per rispetto alla cittadinanza, ai sacrifici richiesti alla cittadinanza in questo momento, quei benefit che sono ritenuti di cattivo gusto. Attenzione rivolta anche ovviamente al sistema sanitario regionale. Senz'altro, il sistema sanitario stenta a uscire dalla crisi, questo mentre le altre regioni sono riusciti in anni di sacrifici a raggiungere un risultato positivo, il Molise continua a sprofondare nella crisi, questo è una situazione intollerabile assolutamente. Va tenuto conto della peculiarità di questa piccola regione che non può sobbarcarsi di tutte le spese e in questo senso la maggiore sensibilità dovrebbe essere anche del governo nazionale che deve comprendere che non si può fare del Molise quello si fa per le altre regioni che hanno una popolazione e un'economia molto forte. Nell'intervento di Sciascia non è mancato il riferimento alla gestione dei fondi rimessi ai gruppi consigliari regionali per l'esercizio delle funzioni istituzionali, alle aziende speciali, alle società partecipate, alle consulenze assegnate con violazione di dati principi, ai finanziamenti e contributi comunitari e agli appalti di lavori pubblici.